Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi sono tornato con l'idea, diciamo, di pullare parzialmente il nuovo banner, gli assi del club europeo. Ma andando a vedere il banner, purtroppo ho constatato la dura realtà che quando non si parla di giapponesi, questo gioco non fa altro che propinarti merda, cioè darti merda, perché purtroppo è merda, mi dispiace dirlo, cioè ero partito con ottime intenzioni, ero partito contento del banner, ma è un banner al 3% che al sesto step non ti garantisce assolutamente nulla di niente, cioè non c'è niente proprio, ti garantisce le palle nere, che poi tralasciando questo sono 2 giorni che non vedo palle nere nelle missioni, quindi mi sa che siamo ritornati di nuovo all'epoca in cui le palle nere ritornano rare. Penso, non lo so, non, ormai la logica che l'ha non la capisco più. Quello che è di certo è che di questo banner conviene farsi 3 step. Cioè se si è un attimo bisognosi, diciamo, di avere Snyder, Levin o Cha-Cha, conviene arrivare al terzo step in cui c'è un SSR garantito, ma è un SSR garantito randomico. Cioè, ovvero ti può uscire anche la merda della merda della merda, ma è l'unica possibilità reale, cioè questo banner è un banner al 3% senza nessuna garanzia che possa uscirti qualcosa di nuovo. Cioè possiamo fare, se dopo il terzo step è praticamente semplicemente un pull al 3%, stop, fine, cioè non c'è niente di... non riesco a capire veramente se è un modo per riuscire a fottere più dreamable possibile a chi non gioca giapponese. Cioè ragazzi, già il banner di Robson era di per sé un suicidio colossale, è ok, ma questo a 6 step doveva essere almeno una cosa fatta bene, invece tutto tranne che una cosa fatta bene, è un orrore, è una cosa orribilante da guardare, non lo so come è possibile pensare a una cosa del genere, ma è una cosa orribile. Io non lo so, non ho idea di come ha una gestione, perché avranno una gestione marketing questi cristiani, ha una gestione marketing, tu mi butti 10.000 giapponesi, poi quando mi butti finalmente i fottuti europei in mezzo, mi butti banner improponibili al 3% che non si capisce niente, cioè ma che cazzo, ma dove sta la logica? Allora, già le squadre europee stanno dietro, ok. La Verde è l'unica squadra che si sta riprendendo e quindi in grado di competere con una squadra giapponese top, grazie al fatto che comunque Napoleon un po' sfondava Okashimazu, destra, sinistra, comunque si stanno riprendendo grazie al fatto che anche i Dream Festival sono usciti, è uscito Margus, che comunque è un personaggio bello pesante, hanno ottimi personaggi in tutte le posizioni, quindi una squadra europea verde è una squadra che può sfondare. E tu ora praticamente mi dai la possibilità, mi stai dando la possibilità di creare praticamente una verde forte, mi metti anche un Levin che mi dà la possibilità di aumentare una blu europea, che comunque già c'è un Levin, questo Levin non era essenziale che fosse blu, però ok, mi dai una possibilità, ma mi dai una possibilità che è tutta strana, cioè tu mi hai dato in una settimana la possibilità di aumentare una euro verde con 2 banner, tutti e due al 3%, cioè il 3%, cioè sono onesto, è un obbrobio da guardare, veramente è una cosa orribile. Ci proviamo fino al terzo step, che c'è un SSR garantito, ci proviamo, ma non sono per niente contento, non sono per niente felice. Non, cioè è bruttissimo, non c'è niente, inutile che mi caso, non c'è niente, cioè la lucina è falsa, il banner è al 3%, è veramente uno schifo proprio, cioè è uno schifo, una lucina in questo banner non significa niente, una lucina in questo banner, ok, questa è un attimo una cosa che mi ero dimenticato. Ok ragazzi, dopo aver pulito l'inventario, ritorniamo con questo banner trappola, con questo trappolone fatto proprio in maniera... non lo so come stanno, come ragionano, non capisco più niente, cioè mi piacerebbe capirlo. Vabbè, anche questa vuota logica, ma come fa?
e 3% significa che ogni 4 multi una si illumina la palla, ogni 4 multi. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un banner che non uscirà mai niente, ma infatti non è uscito niente. Ora c'è l'SSR garantito, dopodiché, onestamente, per me questo banner si può pure buttare, perché non ha senso di esistere. Cioè, se ora non esce Snyder Mo, io ho soltanto buttato 120 Dream Ball, quante ne ho buttate? Ho buttato solo 120 Dream Ball nel cassonetto della spazzatura. Cioè, le ho letteralmente buttate. No, io ci ho sperato, ma... No, non proprio. Vabbè, che senso avrebbe, cioè, continuare sto banner? Che senso ha? 4 bonus, ok. La quinta non c'è niente, la sesta sono i 5 palloni SSR. Cioè, praticamente, attualmente dovrei praticamente continuare il banner solo per... per i palloni. Niente di più, niente di meno. Certo. Non lo so, la vedo così sbagliata sotto così tanti livelli che... Non lo so, ormai ho iniziato, finiamo, ma... Sono sconcertato, deluso. No, non è un SSR, neanche a pregare. Niente. Vabbè, skip, no, perché mi sto deprimendo, skip. Ok, pallone, per chi me lo dai? Snyder, capirai. Snyder, capirai, però ok, almeno Snyder, grazie. Quinto step, cioè penultimo step. Cioè, ci rendiamo conto che io non ho preso un SSR. Io non ho preso un SSR, 6 step, non ho preso un SSR. Ultimo step, mi rimane l'ultimo step. Vabbè, grazie per il bonus, la palla SSR, me la chiavo nel deretano. Banner veramente ben fatto, devo essere onesto. Sistemato proprio al punto giusto. No, vabbè, è ridicolo. Sei... Ah, le memorie? Uno! No, mamma mia. Ok. Mi sto trattenendo dal non bestemmiare forte. E continuerò a trattenermi. Ormai questo gioco non merita più le mie bestemmie. Questo gioco non merita più niente. Non merita assolutamente le mie bestemmie né le mie arrabbiature. Non merita niente di tutto ciò, quindi assolutamente calmo, non fa niente, non ho purtroppo altre possibilità di pullare, quindi mi sono bruciato tutte le Dream Ball che avevo sull'account possibili. Devo dire la verità, questo banner pieno di emozioni, vabbè. No, ragazzi, adesso sono scioccato. Cioè, sono scioccato da come è stato strutturato il banner. Non sono scioccato dalla mia fortuna, perché sono... Cioè, è un banner al 3%, può succedere. Certo, mi poteva uscire qualcosa di meglio dei cessi che mi sono usciti, però poteva succedere tranquillamente. Cioè, non c'è niente di strano che in 6 step mi sia uscito un... Almeno ora posso fare la challenge road. Quindi c'è da dire questo, mi serviva Ino per fare la challenge road, almeno ora posso fare la challenge road. Però sì, devo essere onesto, bello veramente. Bel banner, sistemato, 3%,
ragazzi, sono troppo scomodi, cioè vorrei dare una recensione più una recensione migliore, però un banner del genere fatto così male, 6 step in cui non è riuscito, cioè ho voluto provare la fortuna, purtroppo la fortuna a quanto pare non è dalla mia parte con questo account, cioè veramente non è dalla mia parte. Non voglio fare la teoria, non shoppi, non ti escono i personaggi perché non ho mai creduto in queste stupidaggini eccetera eccetera, però non lo so, la vorrei usare come scusante, va? Vabbè, comunque in linea generale è stato un disastro colossale. Bel banner, bel pull. Comunque ragazzi, in generale, se avete visto questo video, quindi prima che vi buttate, oltre il terzo step non ci andate, anche perché il terzo step è l'unica possibilità reale di poter ottenere uno dei personaggi che praticamente risultano in retap, chiamiamolo retap perché non è un retap reale. Sono personaggi gacha che quindi potranno uscire dai ticket. Ci ho voluto provare perché mi serviva Snyder per diciamo quasi completare la verde che mi sto tanto programmando da ormai sono 15 giorni che rigioco, 20 giorni, quindi mi serviva Snyder come mi serviva quell'altro ritardato Robson, però la fortuna non l'ha voluto né Robson né Snyder, però questo banner veramente è una cosa mi aspettavo almeno che erano al 5%. E che, cioè, avevo letto che non c'era uno garantito, però mi aspettavo almeno al 5%. Invece 3% è la merda della merda della merda. Banner veramente fatto male. La cosa che mi urta ancora di più non è il fatto che non mi siano usciti, perché siccome mi mancano ancora tanti personaggi prima di arrivare a un livello competitivo, la possibilità che Snyder mi esca da ticket e cose così è reale, esiste, non è un problema, è un gacha, prima o poi uscirà, non è quello il problema, è più un problema Robson che Snyder. Quello che mi preoccupa, diciamo tra virgolette, quello che mi preoccupa di reale è che i banner giapponesi non sono strutturati così, i banner giapponesi sono strutturati in maniera diversa, i banner giapponesi riescono ai personaggi con le skill a livello 30, i banner che non sono giapponesi praticamente non ti esce un cazzo di niente. La cosa che mi preoccupa è il fatto che ogni banner che sia a tema europeo sembra incessantemente una presa per il culo. E cioè, giocando europeo, proprio no. Cioè, sembra che se non mi metto a spendere 1000 Dream Ball per banner, cosa che prima facevo, almeno che non spendo 1000 Dream Ball per banner, non mi esce nulla. Rimango perennemente. E la cosa mi fa un po' urtare il sistema nervoso. Comunque, per ora, purtroppo, è andata. Non ci possiamo fare niente, in nessuna maniera. La sto prendendo a ridere per non piangere, perché è una cosa veramente sei stata tremenda. Cioè, veramente sono senza parole. Che dire, penso che mi rintanerò un pochino di più su Senseiya e su Tsubasa Zero, anche perché attualmente Dream Team non mi sta dando gioia in nessuna maniera. E per questo video è tutto, vi ricordo che in descrizione vi lascio il gruppo dei Cavalieri dello Zodiaco italiano e il gruppo di Tsubasa Zero, che attualmente mi sta divertendo più Tsubasa Zero che Dream Team, perché tanto Dream Team escono solo cacate, Dream Team e Tsubasa Zero. Quindi ragazzi, ci vediamo là. E tralasciando questo, avevo registrato il video, diciamo, di Inuyasha, ma purtroppo ho fatto un errore con l'audio che mi è costato caro e amaro. Anche qui ho fatto un errore che proverò a sistemare con l'editing, che non so fare, però ci proverò. Che dovevo dire? Ah sì, ragazzi, una cosa importantissima è che per chi vuole provare Inuyasha, ma visto che il suo personaggio magari è NR, diciamo di rank tra virgolette basso, Inuyasha ha un sistema che praticamente un personaggio anche di livello basso lo puoi far arrivare fino a 2R ed avere le stesse statistiche di un personaggio forte come già un Naraku o un Sesshomaru. Quindi tranquillamente si può tranquillamente prendere il personaggio preferito, anche se non è attualmente nel top, diciamo nei top ranking, e lo si può fare piano piano. Quindi è un gioco che ti offre tante possibilità. Purtroppo è solo giappocinese, ma... Vabbè, per questo video è tutto. Ci aggiorniamo alla prossima.